Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi insieme faremo una lezione di Pilates linfatico. Andremo quindi a stimolare il sistema linfatico e la nostra circolazione con l'obiettivo di drenare e snellire le gambe. Prima di iniziare però ti ricordo la mia scuola di Pilates online. Ti lascio giù nell'info box nella descrizione di questo video il link che ti porterà direttamente al mio sito dove potrai scegliere il percorso di Pilates più adatto a te in base ai livelli e agli attrezzi. Ma ora prepariamoci e iniziamo. Posizionati al centro del tappetino con le spalle rilassate e la schiena ben eretta. Una posizione comoda per le gambe, iniziamo con un po' di mobilità articolare. Partiamo dal collo e disegniamo delle circonduzioni. Inspira quando il mento sale ed espira quando il mento scende. Ancora due. E tre. 4 e 5, cambia senso, vai, e 1, 2, attenzione a non muovere busto e spalle, 3, 4 e 5, mantieni la testa ferma al centro, mento in linea, mani sulle spalle, circonduzione delle spalle. Grandi, 1, attenzione a non spanciare. 2, 3, 4 e 5, cambia senso. 1, 2, 3, 4 e 5, sciogli le braccia. Adesso con la mano destra prendi la spalla sinistra, vai con la mano leggermente indietro dove c'è la scapola e mantieni le spalle abbassate, fai con la mano una leggera pressione sulla scapola e ruota il mento verso la spalla, respira profondamente, fai una bella pressione. Lentamente sciogli il braccio, raddrizza il mento e con la mano sinistra prendi la spalla destra, in particolare la scapola, quindi mano dietro, torsione del capo, spalle basse e pressione della mano sulla scapola. Respira profondamente, rilassa le spalle e lentamente sciogli il braccio, raddrizza il mento, inspira e porta le braccia in alto, ti allunghi, raddrizza bene la schiena, allungati e da qua scende un braccio, appoggia la mano vicino al gluteo e fai una leggera flessione laterale, inspirando torna al centro, braccia alte, flessione dall'altro lato, attenzione a mantenere le spalle lontane dalle orecchie e i glutei ben attaccati al pavimento. Cambia, ritorna nel primo lato della flessione, inspira e flessione dall'altro lato, attenzione alla postura, inspira con due braccia in alto ed espirando sciogli le braccia. Con calma andiamo a sdraiarci sul tappetino e iniziamo proprio ad attivare la circolazione sulle gambe. Quindi sdraiati comodamente e mantieni le gambe piegate a terra, testa e spalle a terra. Controlla di avere le spalle rilassate e il mento in linea, quindi non estremamente schiacciato sullo sterno e neanche estremamente sollevato, deve essere perpendicolare al tuo tappetino. Partiamo con una gamba al petto, piegala e porta le mani al di sotto del ginocchio, il piede a martello in flex, le spalle sono morbide, da qua inspira ed espirando allunga la gamba verso l'alto, spingi il tallone al soffitto e le dita del piede verso il naso, inspirando scendi ed espirando allunga. Non è importante distendere completamente la gamba perché stiamo appunto lavorando sulla circolazione, quindi esegui dei movimenti morbidi sincronizzati con la tua respirazione e cerca di non alterare la posizione delle braccia e delle spalle soprattutto. Ne facciamo ancora 5 e 4, inspira quando scendi, 3 e 2, ovviamente se riesci anche ad allungare completamente ancora meglio, e 1,
Rimani con la gamba allungata e sempre le mani sotto la coscia. Spalle rilassate, lavora ora il piede, disegna delle circonduzioni. E gira 1, 2, spalle morbide, 3, 4, 5, cambia senso, 5, 4, 3, 2 e 1, piede fermo al centro e piega la gamba. Scioglila un attimo, respira e riallunga la gamba verso l'alto. Adesso porta le mani verso il polpaccio e con le mani andiamo ad eseguire una sorta di massaggio partendo dalla caviglia e arrivando fino alla coscia. La gamba, ripeto, può anche essere leggermente flessa, cerca di sentire più il beneficio a livello di circolazione più che dello stretching, quindi di allungamento. Ovviamente un po' di allungamento lo sentirai, ma male non ci fa. Mantieni le spalle basse e respira. Questo massaggio me l'aveva insegnato la mia nonnina, che lo faceva tutte le mattine. Respira profondamente. E adesso mantieni la gamba al centro, il tallone in linea con il gluteo, quindi gamba a 90 gradi. Braccia lungo i fianchi, gamba extraruotata, tallone in dentro e dita in fuori, circonduzione della gamba, one leg circle. Inspirando spingi leggermente la gamba al naso, espirando apri la gamba lateralmente. Scendi avanti, incrocia, sfiora il ginocchio sotto e ritorna al centro. Vai, 1. Attenzione a non muovere i fianchi. E 2, 3, ancora 4, e 5. Cambia senso del cerchio, inspirando spingi sempre verso il naso ed espirando incrocia, scendi, apri e ritorna. E 2, ancora 3, 4 e 5, gamba piegata al petto, ritorna al centro, sciogli e rilassa bene la gamba. Appoggia adesso il piede e porta l'altra gamba al petto, mani sotto al ginocchio, piede a martello, inspira, spalle basse ed espirando allunga la gamba. Inspira, scendi ed espirando allunga. Anche qui non ti focalizzare troppo sull'allungamento, ma stiamo lavorando appunto sulla circolazione. Morbido il movimento e mantieni le spalle basse. Ne facciamo ancora 5 e 4 e 3, 2 e 1, e mantieni la gamba alta al soffitto. E adesso andiamo con le circonduzioni del piede. Gira 1, 2, 3, 4, spalle morbide, 5, cambia senso, 5, 4, 3, 2 e 1, piede fermo al centro, piega la gamba e scioglila un attimo, respira. Riallunga la gamba, mani che salgono al polpaccio, andiamo ad eseguire i massaggi. Quindi la gamba è morbida, anche leggermente flessa, le spalle sono sempre rilassate ed esegui questo massaggio che parte dalla caviglia e arriva fino alla coscia. Devi fare una leggera pressione delle mani sulle gambe, ovviamente senza schiacciare fortissimo, deve essere rilassante. Respira sempre profondamente. Ancora una respirazione profonda. Mantieni la gamba al centro, tallone in linea con il gluteo, piede extraruotato, one leg circle. Inspirando spingi la gamba al naso ed espirando incrocia, scendi e apri e ritorna al centro. Vai, 1. E 2, cerca sempre di spingere verso il naso, 3, 4
E 5, si cambia il senso. Attenzione a mantenere il bacino fermo e anche la coscia ferma, della gamba sotto ferma. Vai, 2. E 3. 4. E 5. Mantieni la gamba al petto, piegata e rilassata. Porta anche l'altra gamba al petto e rilassa anche la zona lombare. Molto bene, mantieni i piedi chiusi e adesso andiamo a separare le cosce e a disegnare delle circonduzioni. La zona lombare è sempre attaccata a terra. Allontana le cosce, le separi, le avvicini e le porti al petto. Spalle morbide, 1. Butta fuori l'aria in tutta la circonduzione. 2. Inspira solo quando arrivi verso il petto. 3. 4. E 5. Cambia senso. Allontana le cosce chiuse. Le separi, le avvicini al petto e le chiudi. 1. E 2. 3. 4 e 5, cosce vicine, mantieni le gambe al petto e le braccia lungo i fianchi, piedi a martello, andiamo ad allungare una sola gamba verso l'alto, la ripieghi e cambi gamba. Il movimento è morbido, non è importante che qui distendere completamente le gambe, l'importante è allungarle. Ok, andiamo ad aumentare un pelino e il cambio arriva quando siamo più o meno 90 gradi. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le gambe si allungano insieme, talloni uniti. 1 e scendi. 2, 3, 4, non è importante anche qui stendere completamente. 5, basta che allunghi. 6, 7, 8, 9 e 10. Rimani su con le gambe allungate. Se vuoi, metti anche le mani sotto i glutei per dare un po' di sostegno alla zona lombare. Le gambe sono allungate più che puoi, le separi e le avvicini. Apri e chiudi. Vai, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Al centro, piega le gambe al petto, se hai le mani sotto i glutei sciogliele, rilassa le spalle e rilassa le gambe. Dovresti sentire una sorta di sensazione di non formicolio, ma comunque un po' di circolazione attiva si dovrebbe sentire. Mantieni adesso i piedi a terra, talloni lontani, anzi separati come le anche, quindi alla larghezza delle anche e non estremamente lontani dai glutei. Retroversione del bacino, si sale in ponte e si riscende. Morbido il movimento, ovviamente concentrati anche sulla contrazione dei glutei, ma senti un movimento molto morbido a livello della colonna vertebrale. E andiamo, vai, 1, 2, 3, 4, respira profondamente e 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rimani su con i glutei alti e stretti. Lavorano i piedi. Solleva un tallone, lo abbassi, sollevi l'altro e lo abbassi. Andiamo. 1. Il bacino è sempre alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porta tutti e due i talloni a terra e ora tutti e due sollevati, su e scendi, 1 e scendi, 2, 3, il bacino è sempre alto e i glutei stretti, 4, 5, 6, 7, 8, 9
E rimaniamo su 10, talloni alti, glutei stretti per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scendi piano con la schiena, con i glutei, porta le gambe al petto. Ok, muovi i piedi in su e in giù in modo da sciogliere i tibiali che hanno lavorato adesso in questo esercizio. E respira profondamente. Mantieni i piedi chiusi, le ginocchia separate, mani sulle ginocchia, ti dai una spinta ed espirando ti sollevi e siamo seduti. Ruotiamo e siamo in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Schiena bella piatta, solito bicchiere pieno d'acqua sulla schiena, non deve cadere neanche una goccia. Andiamo a distendere una sola gamba indietro. Le dita del piede sono puntate a terra. Andiamo a spingere indietro con il tallone e poi in avanti. Quindi il tallone cerca il pavimento e poi si solleva. Di conseguenza le spalle passano da sopra i polsi a leggermente più avanti e poi leggermente indietro. Tutto però tenendo appunto questo bicchiere pieno d'acqua sulla schiena, quindi schiena piatta. Ne facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1 e rimaniamo con il tallone indietro e sentiamo anche il polpaccio che tira, spalle lontane dalle orecchie, sguardo a terra. Rimani ancora per 5, 4, 3, 2, 1. Appoggia il ginocchio, distendi l'altra gamba e ripartiamo. Indietro il tallone e in alto. Indietro e in alto. Cerca di tenere la gamba bella tesa per sentire il polpaccio che si allunga bene. Vai, ne facciamo ancora 5, sguardo tra le mani, 4, 3, 2 e 1 e rimani con il tallone indietro che spinge verso terra, respira e rimani ancora 5, 4, 3, 2, 1, ritorna al centro, appoggia le ginocchia, distendi ancora la prima gamba e distendi anche la seconda gamba. Gambe separate come le anche, siamo in plank. Stesso movimento, i talloni vanno indietro e in avanti. Il bacino è sempre in linea, per ora non lo sollevare. E vai, 1, 2, talloni spingono bene a terra, 3, 4 e 5. Rimani qui, ma adesso solleva il bacino al soffitto e spingi i talloni al pavimento. Separa i piedi un pochino di più, quindi quasi larghezza tappetino, ritorna in plank con i talloni alti e l'addome stretto, solleva il bacino e abbassa i talloni, ancora plank, talloni alti, 1 e gambe tese, siamo in cane testa in giù, 2 e 3, 4 e l'ultimo, 5, rimani con i glutei alti, talloni al pavimento, un passo delle mani verso i piedi, 1 e 2, in modo da avere un po' più di peso sui piedi, solleva ora un tallone, una gamba si piega e poi scambia, e vai, 1, cambia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tutti e due i talloni a terra, spingi bene il busto verso le cosce, talloni al pavimento, una respirazione profonda, sposta ora il bacino in avanti, piega le ginocchia, piedi chiusi, ginocchia separate, ti siedi sui talloni, allunghi il busto in avanti e siamo in rest position. Rilassa anche i polsi se ti danno fastidio e facci una delle circonduzioni. Rimaniamo in posizione rest position con le gambe. Solleva soltanto il busto e appoggia le mani a terra. Da qua andiamo a sollevare il bacino, a spingere in avanti le anche e ritornare indietro. Ancora vai avanti col bacino e indietro, glutei vicino ai talloni. Avanti
e indietro. Cerca di sentire, allungare bene tutta la schiena, specialmente quando ovviamente vai con i glutei sui talloni, e di sentire bene il movimento delle anche in modo da stimolare anche qui il sistema linfatico. Ne facciamo ancora 5. Inspira quando sei in rest. 4. 3. 2. E l'ultimo 1. E rimani in rest position. Accomodati sui talloni. Avvicina le cosce se sono un pochino troppo separate e porta anche le braccia lungo i fianchi. Rilassa il collo e le spalle e rilassa le gambe. Lentamente srotola la schiena e con calma ti sollevi. Raddrizza una vertebra dopo l'altra e andiamo a sederci al centro del tappetino. Mantieni le gambe separate e piegate, ovviamente. Mantieni le mani sui piedi, gambe appunto piegate, che si separano un pochino di più, quindi vanno a cercare il pavimento e poi si riavvicinano. Le spalle sono basse e la schiena eretta. Inspira in chiusura ed espira quando spingi le cosce a terra. Andiamo a fare la farfallina che avremo tutti fatto a scuola almeno una volta nella vita. Respira profondamente e ne facciamo ancora 3, 2 e 1 e rimani con le cosce ben separate, la schiena eretta e respira profondamente, spalle rilassate, lentamente avvicina le cosce, appoggia le mani dietro i glutei, allontana un pochino i piedi e sciogli un pochino le gambe. Ok, respira profondamente e andiamo adesso ad allungare la schiena, quindi gambe comode, braccia alte, inspira e ti allunghi verso l'alto. Allunga bene tutta la schiena e il busto. Adesso inspira da qua ed espirando allunga leggermente il busto da un lato. Inspira al centro e cambia lato. Inspira al centro e ti allunghi ed espirando molla tutto. E abbiamo terminato la nostra lezione di Pilates. Se questo workout di Pilates linfatico ti è piaciuto, allora fammelo sapere lasciando un like e un commento, soprattutto se ne vuoi vedere altre di lezioni di questo tipo. Ti ricordo anche di iscriverti al mio canale e i prossimi appuntamenti. Sabato mattina ci alleniamo insieme in diretta sul mio profilo Instagram, domenica mattina la stessa lezione la pubblicherò qua sul canale e poi settimana prossima ci sarà come sempre un nuovo video. Ciao!